Ciao, sono il dottor Max. In questo video ti spiego come si cura la giunzione gastroesofagea lassa nei bambini con pelle sensibile e reflusso acido. La gestione della giunzione gastroesofagea lassa, GEL, nei bambini con pelle sensibile e reflusso acido richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge il pediatra, il gastroenterologo pediatrico e, se necessario, uno specialista della pelle. È importante trattare sia la GEL che il reflusso acido in modo da migliorare la salute generale del bambino. Ecco alcune strategie da considerare. Modifiche all'alimentazione. Modificare la dieta del bambino può essere un passo importante nella gestione della GEL e del reflusso acido. Alcuni suggerimenti comuni includono: evitare pasti abbondanti e piccanti. Fornire pasti più piccoli e frequenti invece di pasti abbondanti. Evitare cibi notoriamente scatenanti di reflusso, come agrumi, pomodori e cibi piccanti. Evitare di alimentare il bambino poco prima di coricarlo. Posizionamento. Mantenere il bambino in posizione verticale durante e dopo l'alimentazione può aiutare a ridurre il reflusso. È importante anche assicurarsi che la testa del bambino sia leggermente sollevata durante il sonno, ma senza l'uso di cuscini spessi, che potrebbero non essere sicuri per i neonati. Farmaci. Il pediatra può prescrivere farmaci per trattare il reflusso acido, come gli inibitori di pompa protonica o gli antiacidi, se necessario. Il trattamento farmacologico deve essere gestito attentamente sotto la supervisione del medico. Creme e lozioni per la pelle. Per i bambini con pelle sensibile, è importante utilizzare creme e lozioni specifiche per la pelle sensibile per alleviare il disagio causato dall'irritazione cutanea dovuta al reflusso acido o all'uso di pannolini. Monitoraggio. È importante monitorare attentamente il bambino, tenendo sotto controllo sia il reflusso acido che la GEL. Le visite regolari dal pediatra e da uno specialista del tratto gastrointestinale possono aiutare a mantenere una gestione adeguata. Evitare allergeni. Se il bambino ha allergie alimentari, è importante anche evitare gli allergeni noti, in quanto questi possono contribuire ai sintomi del reflusso. Evitare il fumo di tabacco. Assicurarsi che il bambino non sia esposto al fumo di tabacco, poiché il fumo passivo può peggiorare i sintomi del reflusso. La gestione di queste condizioni richiede una valutazione approfondita da parte di professionisti medici per sviluppare un piano di trattamento personalizzato per il bambino. È fondamentale comunicare apertamente con i medici e seguire le loro raccomandazioni. La prevenzione delle esacerbazioni e il controllo del reflusso acido e dell'irritazione cutanea sono fondamentali per garantire il benessere del bambino. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video, che puoi commentare, raccontando le tue esperienze, offrendo un servizio utile, alla comunità. Buon proseguimento, ci vediamo alla prossima domanda esaminata.